All'inizio il signor Rossi era un po' io, era mio padre, era la mia famiglia, no? Poi ho cominciato a dettare lui legge, perché quando ho cominciato a prendere una personalità, in una situazione ci si chiedeva come reagirebbe il signor Rossi, allora era lui che... Fisicamente il signor Rossi l'ho scoperto quasi casualmente, perché non è stata una cosa ragionata, è la caricatura del... Qui di fronte, adesso non lo vediamo, ma c'è Città Alta e c'è una chiesa sconsacrata in cui c'era un festival molto importante diretto da Nino Zuchelli, che era piccolino, pelato e coi baffetti. È nato da lì. Io ho mandato un film che era brutto, lo riconosco. Questo film non è stato accettato e secondo me la scelta era giusta, però c'erano dei film molto più brutti del mio, accettati. Allora mi è venuta l'idea di raccontare. È nato il signor Rossi. E ho scoperto che era la caricatura di questo Nino Zuchelli, ma non l'ho fatto né con cattiveria né con volutamente, è stato istintivo, si vede. Boh. Esteticamente invece la grafia deriva dalla pubblicità inglese che c'era in quel periodo. Io andavo spesso a Londra per imparare un po' la lingua. La pubblicità e i disegni pubblicitari dell'epoca erano molto simili al signor Rossi, quindi è molto inglese come stile e molto particolare come disegno perché si rifà a una persona vera. Nella serie televisiva il signor Rossi ha preso molto poi da Michetti e da Guido Manuli, perché io in quel periodo, quando è nata la prima serie televisiva, stavo facendo Allegro non troppo. Nella serie è nato il cane Gastone, è parlato ed è diventato, perché l'ha richiesto la Rai, più per bambini. Quindi abbiamo dovuto fare un salto, un passaggio di stile e un passaggio anche di contenuti. E adesso il signor Rossi stiamo cercando di rimetterlo in pista. L'anno prossimo compirà i 60 anni e abbiamo già studiato ancora con Nichetti, con mio figlio Andrea, insomma con altri, una linea che sarà quella probabilmente di mettere il signor Rossi a confronto con le nuove tecnologie, col nuovo mondo. Però ha dei problemi, come avremmo tutti noi e come hanno molti tuttora, perché mica tutti sono tagliati.